Ciao, io sono Alessandro Baldi, sono un istruttore XEN certificato di Nordic Walking e il nostro gruppo si chiama Nordic Walking Colli Tortonesi. È un progetto che è nato nel 2015 e l'idea mia e del mio collega, amico, che si chiama Pierluigi Schiavi, era quello di creare un gruppo di cammino per valorizzare il territorio dei Colli Tortonesi. Ciao, sono Pierluigi Schiavi, sono istruttore Nordic Walking, certificato con XEN, che è l'ente di promozione dello sport riconosciuto dal CONI. Pratico questa disciplina come istruttore da ottobre 2015, ho iniziato un anno prima di diventare istruttore, appunto, avvicinarmi a questo sport. Abbiamo preso alcune certificazioni per diventare istruttori e poi poco per volta, sia attraverso il passaparola sia attraverso la nostra pagina Facebook, abbiamo cercato di, appunto, coinvolgere più persone possibili per portarle, appunto, nel contesto dei Colli Tortonesi, far conoscere le bellezze naturali, anche eventualmente musei o ristoranti, agriturismi, e abbiamo, appunto, incominciato a camminare insieme. E in questo momento stiamo collaborando anche con un'associazione di un paese vicino a Tortona che si chiama Strada Facendo e abbiamo un gruppetto discreto di persone che speriamo cresca nel futuro. Cosa consiste? Il Nordic Walking è una camminata con dei bastoncini specifici che sono stati in qualche modo adattati da quelli utilizzati nello sci di fondo. E ha una forza propulsiva, il bastoncino, a differenza dell'escursionismo, viene utilizzato non per sostenersi ma per spingere, per avere questo effetto di spinta. Questo permette di avere una camminata molto più performante, con un passo più ampio, e andare ad attivare tutta la muscolatura superiore del corpo che in altre situazioni invece non viene ad attivarsi. Quindi praticamente grazie a questi bastoncini trasformiamo il camminare in un vero e proprio allenamento di fitness, è un'attività sportiva. Con il Nordic Walking è possibile raggiungere vari livelli di preparazione fisica. Si può andare dal livello benessere, dove hai benefici nel senso di migliorare la tua postura, nel caso in cui tu debba perdere peso, appunto il dimagrimento, il fatto di mantenersi in forma. Si arriva fino al livello sport, in cui, che può essere anche, diciamo, dedicato agli atleti, in cui se hai l'obiettivo di migliorare la tua performance fisica ci sono esercizi e un livello di intensità adibiti appunto a quello, quindi a migliorare anche la tua performance sportiva. È assolutamente una disciplina adatta a tutti, dal bambino fino all'anziano. Tra i contesti coinvolti anche alcuni dei percorsi più conosciuti a livello turistico. Ti dico le tre principali, quelle un pochettino più conosciute, che sono i percorsi di Pellizza da Volpedo, le strade del Timorasso, che è un vino che è stato riscoperto da qualche anno delle nostre zone, e poi famosissime le strade anche di che è andato in Italia a Fausto Coppi, quindi sono tutti contesti conosciuti e anche molto belli dal punto di vista naturalistico. Il territorio dei Colli Tortonesi, che è un territorio che per morfologia, condizioni naturalistiche e paesaggistiche è il territorio ideale per svolgere, appunto, la camminata nordica. Questo sport nasce negli anni 30 del Novecento in Finlandia come attività di allenamento estivo per gli atleti dello sci di fondo. Non è un qualcosa di nuovo, di moderno, creato ad hoc, quindi ha una storia. A partire dagli anni 90 questa attività viene in qualche modo adattata a un'attività di fitness, proprio con lo scopo di avvicinare più praticanti e più persone. A partire dal 2000 è stata istituita a livello internazionale la federazione, appunto, del Nordic Walking, e da lì poi ha iniziato a diffondersi lentamente, prima dalla Finlandia alla Germania, poi al resto del mondo. Noi abbiamo provato con questo nostro progetto a portare il Nordic nei Colli Tortonesi, considerato in Italia invece già da diversi decenni era praticato in diverse regioni. Sul nostro territorio provinciale ci sono poi tantissime altre associazioni che operano, tra cui appunto la Nordic Walking Passion, quella con cui adesso abbiamo iniziato a collaborare, che dal 2014 hanno iniziato a introdurre nel Monferrato la camminata nordica. Ed è lo stesso Alessandro ad aver ottenuto importanti risultati a livello fisico e psicologico. Io in realtà nasco come corridore, ho fatto parecchi sport nella mia vita, quindi ero il primo ad essere un pochettino diffidente quando l'altro mio amico mi ha presentato questa possibilità. E poi praticandolo, il fatto di comunque stare in compagnia, di poterlo anche praticare in un ambiente rilassante, in un contesto naturalistico, sempre con altre persone, mentre ad esempio nella corsa è uno sport molto individualista che è difficile praticare in compagnia,
e devo dire che mi sono avvicinato e affezionato a questa disciplina che ritengo molto molto interessante. Ho grandissimo relax, possibilità di stare in forma senza raggiungere lo stress che ti dà uno sport come la corsa o come un'arte marziale. Ciao, sono Simona Gotta, sono un'istruttrice di Nordic Walking da più di 2 anni e pratico questa disciplina sportiva da quasi 3 anni e faccio parte della scuola di Nordic Walking, Nordic Walking Passion Alessandria. Sono Adelio De Benedetti, sono un istruttore Nordic Walking e insieme a Simona e gli altri 2 istruttori che avete visto, Alessandro e Pierluigi, stiamo creando un Nordic Walking Passion tra Alessandria e Tortona. Ecco, io so che Nordic Walking è anche sinonimo di valorizzazione del territorio, corretto? Sì, in effetti noi abbiamo pensato che il Nordic Walking potesse essere un ottimo veicolo per promuovere il territorio. Non a caso la Regione Piemonte, da quando c'è stato l'avvento del riconoscimento del Monferrato come patrimonio UNESCO, ha decretato che 3 sport dovranno rappresentare il territorio. Uno è il Nordic Walking, l'altro è il golf, dove siamo qua per esempio, e il terzo è il ciclismo. Allora, visto che noi svilupperemo delle tematiche legate al progetto turistico con il Nordic Walking, abbiamo pensato che il Nordic Walking potesse essere quello sport che, a differenza degli altri 2, può canalizzare veramente numeri importanti, perché camminare camminano tutti. Rispetto, tanto per dire, al golf, che bisogna avere determinate caratteristiche sia per quanto riguarda il discorso delle prestazioni fisiche, molte volte anche per qualcuno economiche, e il ciclismo, che ovviamente è un'attività sportiva non dedicata per tutti. Questa scuola nel tempo è cresciuta e tante sono le novità per il futuro. Per quanto riguarda il Nordic Walking, intanto è nata pochi giorni fa una collaborazione con il Polo Universitario di Asti, che ci ha consultato e chiamato per una convenzione sui corsi dell'Ateneo che riguardano laurea in scienze motorie. Quindi questa è già una novità che nel prossimo anno accademico ci vedrà protagonisti o comunque faremo parte del loro percorso formativo. Un'altra novità del genere, sempre riguardo la formazione, riguarda la collaborazione con l'Associazione Nazionale di Pitch and Putt, perché il Nordic Walking è propedeutico per il golf e nella fattispecie sta nascendo una bella proposta, un bel progetto in zona con 11 campi da golf, tra i quali questo della fermata Resort dove ci troviamo, per espandere questa nuova disciplina. Oltre a questo, già avevamo avuto interventi nelle scuole alessandrine, nelle scuole superiori, medie inferiori e medie superiori. Abbiamo in idea di proseguire questo percorso e portare alla conoscenza di tutti gli alunni il beneficio della camminata e del Nordic Walking. Proprio per questo motivo, per poter dare ancora più spazio alle scuole, alla formazione delle scuole superiori, nascerà una campagna di crowdfunding finalizzata a finanziare questa divulgazione del Nordic Walking ai ragazzi. So che proprio con l'obiettivo di valorizzare il territorio voi avete anche brevettato una card, la Monferrato Card. Sono curioso di che cosa si tratta. Sì, dunque, proprio per dare incentivo al territorio abbiamo innanzitutto cercato le strutture ricettive che potessero a questo punto canalizzare i nostri flussi turistici. Strutture ricettive vanno dal alberghi 4 stelle come la fermata Resort dove siamo adesso, la locanda dell'arte di Solonghello, ad agriturismi e diciamo anche bed and breakfast come possono essere il Machiavel Castello di Maranzana, come possono essere l'agriturismo La Rossa e tanti altri. In totale siamo 7 strutture per adesso, in un anno di lavoro circa, perciò vuol dire che il progetto è particolarmente sentito. La tematica di questo progetto era poi mettere in rete tutte queste strutture. Allora abbiamo creato una Monferrato Card che è questa qua. La vediamo, esatto, ce ne sono più versioni, questa che versione è? Questa qua è una versione da 35 km, praticamente acquistando questa card da 35 km, questa qua ha un valore facciale di 35 km ad un prezzo di 10 euro, che è un prezzo diciamo irrisorio per tutto quello che poi noi diamo, avremo la possibilità di fare determinati percorsi, di far smarcare questi percorsi dalle strutture che sono convenzionate con noi e a questo punto al completamento della card rilasciare un attestato di partecipazione alla persona che l'ha utilizzata. Questa card è in distribuzione presso tutte le strutture che iniziano a far parte di questo circuito e speriamo anche che grazie anche al vostro intervento e alla vostra sensibilizzazione ce ne siano altre che non solo nel Monferrato però
si possano sviluppare da altre parti. Allora a questo punto sarà tanto per dire l'Omellina, sarà tanto per dire Toscana, sarà tanto per dire Umbria, Lazio, cioè ci possono essere non solo delle carte del Monferrato. All'interno della convenzione praticamente tutte le strutture che avranno una card commercializzeranno anche le altre, perciò diventa un passaparola virale per le strutture che partecipano a questo, e la possibilità per le persone che fanno Nordic Walking, ma anche per quelli che poi faranno successivamente golf oppure ciclismo, avere a questo punto una card che li accomuna e li mette insieme all'interno di questo nostro circuito. E, come dicevo, la card può essere, si può trovare presso tutte le nostre strutture. La particolarità è che le nostre strutture non sono aperte soltanto ai privati ma anche agli enti pubblici. Infatti uno degli enti pubblici che fa parte di questo comprensorio è il Comune di Maggio, che ha aderito all'interno della card con una struttura bellissima che è il loro museo verticale della torre e un sentiero che loro hanno lì vicino di circa 10 km. Per coloro che possono aderire senza avere un'infrastruttura sentieristica, noi riconosciamo a tutti un forfait di 5 km di percorrenza, perciò cantine sociali, anziché musei, anziché diciamo, altre attività che possono avere uno scopo specifico di promuoversi, potranno far parte della card anche se non hanno un sentiero e beneficiare di un forfait di 5 km di percorrenza. Ultimamente abbiamo stabilito con la card una convenzione con Decathlon, fra l'altro, dove questa card è in distribuzione e tutti la potranno trovare direttamente al desk chiedendola alle commesse per l'acquisto. Chi volesse contribuire a quest'opera filantropica del crowdfunding potrà prenotarsi sulla piattaforma Eppela, che è la piattaforma che ci cura questa campagna, prenotando una quota da versare attraverso la propria carta di credito. Soltanto alla fine dei 41 giorni di promozione, qualora tutto andasse a buon fine, si vedrà prelevare la donazione che ha effettuato. A fronte di questa donazione gli verrà consegnata una card del Monferrato. Un'innovazione, una novità, perché è partito da poco, però inizia già ad avere riferimenti molto importanti. Come già aveva già accennato Simona, di questa card noi vorremmo poi creare un crowdfunding di sensibilizzazione per la vita e per il benessere dei ragazzi, e perciò cercare con questa nostra attività di sensibilizzare l'opinione pubblica al movimento, perché ricordiamoci che l'Organizzazione Mondiale della Sanità decreta nella sedentarietà la terza causa a livello mondiale di morienza. Perciò noi dobbiamo muoverci, siamo stati fatti per il movimento, di conseguenza a questo punto la card potrebbe essere uno stimolo in più per poter effettuare un po' di movimento. Altra novità è un'attività nuova, non si tratta di Nordic Walking, anche se utilizza un bastoncino che può ricordare l'attività del Nordic Walking. Questa attività si chiama bungee pump e arriva direttamente dalla Svezia, è molto diffusa nel nord Europa, molto diffusa in Francia, in Italia era pressoché sconosciuta. Noi stiamo portandola avanti perché crediamo nella sua potenzialità, è un bastoncino che potenzia e migliora le performance. All'interno di questo bastoncino c'è una resistenza che permette di allenare molto meglio la parte superiore del corpo. Questa disciplina potrà diventare la disciplina del futuro ed è per questo che Xen si è proposto di adottarla e di certificarla come nuova disciplina fitness outdoor del futuro. Ecco, tra le tante novità che vi abbiamo raccontato ce n'è una anche molto molto importante, una collaborazione che è stata attuata recentemente tra Nordic Walking Passion Alessandria e Nordic Walking Colli Tortonesi. Vuoi raccontarci un attimino di che cosa si tratta e quali sono i vantaggi di questa collaborazione? Certo, dunque Nordic Walking Passion nasce per la passione del Nordic Walking, ma soprattutto per la passione di divulgare il Nordic Walking. Abbiamo istruttori che collaborano con noi sul territorio di diverse cittadine limitrofe. Questi che abbiamo qui presenti con noi sono della zona dei Colli Tortonesi. Qual è il vantaggio di essere sul territorio che ha varie tipicità per offrire un maggior servizio e una maggior cura all'utenza che voglia abbracciare questa nuova disciplina del Nordic Walking?
Cosa vi ha entusiasmato di questa nuova collaborazione? Da cosa vi siete lasciati conquistare? Allora, noi ci siamo subito trovati bene con loro per la condivisione della stessa passione per il Nordic. Credendo molto nella collaborazione, abbiamo deciso di entrare in questa rete di Nordic Walking Passion perché, dal nostro punto di vista, può sicuramente dare un vantaggio ai nostri associati in termini di maggiori servizi, di maggiori corsi a cui possono accedere e anche avere una maggior gamma di percorsi da poter praticare, da poter fare insieme. Per tutte le persone che ci stanno guardando, tra l'altro, so che potremmo dar loro dei riferimenti social perché voi siete molto social. Certo, noi abbiamo una pagina Facebook che si chiama Nordic Walking Colli Tortonesi e che a breve cambieremo in Nordic Walking Passion Tortona, appunto per entrare nella loro rete di Nordic Walking Passion. Lì si possono trovare tutte le nostre attività, i nostri riferimenti, l'email, i numeri di telefono. I nostri amici tortonesi immagino che non siano gli unici ad essere sui social. No, assolutamente. Nordic Walking Passion Alessandria ha una pagina Facebook che fa un po' da capofila e ogni Nordic Walking Passion delle cittadine limitrofe, quindi Novi Ligure, Tortona, prossimamente Ovada, Acquiterme, addirittura Narni, che è al centro dell'Italia, avrà una pagina Nordic Walking Passion, l'acronimo NVP, che confluirà nella pagina madre, chiamiamo così, Nordic Walking Passion Alessandria. Non solo su Facebook, noi abbiamo anche un profilo su Instagram, un profilo su Twitter e abbiamo un sito. All'interno di questo sito poi verranno linkati tutti i siti delle varie realtà sul territorio. Il sito ha l'indirizzo www.nordicwalkingalessandria.info e all'interno chiunque vorrà per passione praticare con noi il Nordic Walking troverà tutti i riferimenti sul territorio, sul Basso Piemonte e non solo sul Basso Piemonte perché abbiamo già delle mire anche oltre. Bene, bene, è giusto così. E quindi se i nostri amici del Nordic Walking vi hanno incuriositi, non dovete far altro che andare a recuperare tutti i loro contatti social o a visitare il sito internet che avete visto qua in sovrimpressione. Grazie mille a tutti voi, grazie. A voi, grazie a voi.